presentato ufficialmente la nuova squadra dei Krebs di Rimini. Martedì 21 settembre, in un noto locale sui colli di Covignano, l'immobiliare Spiga ha reso nota la nuova rosa del mister Kaya. Tanti i nuovi acquisti, fra i quali spicca il nome di Vucevic e molte le riconferme. Non è ancora avvenuto invece il cambio al vertice fra Braschi e Giorgio Corbelli, che sarà definito nei prossimi giorni. Sono felice di essere riuscito a portare alla fine quel Dusan Vucevic che fortemente volevamo. Volevamo costruire su di lui la squadra, che lui fosse il pilastro. Ho visto molto bene Phil Loy nella prima uscita nell'ultimo weekend. Sono sicuro che il mix che abbiamo messo insieme di tre giocatori esperti, Carone, Vucevic e Lollis, integrato con moltissimi altri giovani, sia anche un mix che aiuti a crescere i giovani e che ci possa dare buoni risultati. Primo appuntamento ufficiale sabato e domenica prossima, quando i biancorossi saranno di scena a Reggio Emilia per il cool round di Coppa Italia, vero e proprio assaggio della nuova stagione 2010-2011. Nella semifinale di sabato con l'AGE Imola ci sarà l'incontro con gli ex Ebi e Moreno. È ovvio che sono stati compagni fino a qualche mese fa, quindi, però ora non c'è tempo per pensare. Quando, una volta che c'è la palla non c'è tempo per pensare all'amicizia, almeno io sono fatto così, a volte sembro anche fin troppo rude o poco sportivo, tra virgolette, però io ci tengo a vincere per la mia squadra e quindi tifo per i miei compagni. Ovvio che dopo la fine partita andrò ad abbracciare comunque i miei ex compagni e dopo ci sarà comunque sempre l'amicizia che si è coltivata fino adesso. È partita la campagna abbonamenti, già 300 fedelissimi. Comunque per tutti i tifosi c'è tempo ancora fino al 7 ottobre per tesserarsi. Martedì sera intanto si è celebrata la prima grande festa dei Krebs, passerella per la nuova società con cena e fuochi d'artificio finali per augurare un grosso in bocca al lupo alla nuova formazione dell'immobiliare Spiga.